Ciao amici esploratori, quest'oggi facciamo un video un po' diverso dal solito. Non è un video urbex, non esploriamo niente, siamo in casa e volevamo fare un video in cui andiamo a descrivere l'attrezzatura che utilizziamo per fare urbex, dato che qualcuno ce l'ha anche chiesto. Allora, come vedete, qua sul tavolo abbiamo gli oggetti che noi utilizziamo, gli oggetti tecnologici che utilizziamo per effettuare le riprese e le fotografie dei luoghi che esploriamo. Allora, noi abbiamo deciso, poi vi spiego anche perché, abbiamo deciso di utilizzare come sistema video una action cam, che è questa, questa in particolare è una GoPro Hero Black 8. La Hero Black 8, poi vi mettiamo il link in descrizione se vi interessa acquistarla, adesso è uscita anche poi è uscita la 9 e la 10, che l'abbiamo comprata qualche anno fa. Allora, questa è un'action cam stabilizzata, produce video anche di qualità. E l'abbiamo completata questa action cam con una media bay che è questa qua. Vi faccio vedere. Allora, come si fa? La action cam ha uno sportellino impermeabile, si sgancia lo sportellino originale e si inserisce la media bay. Adesso vi spiego che cosa serve. Si chiude. Utilizzando la media bay, considerate che viene compromessa l'impermeabilità del dispositivo. Allora, non compromette la media bay l'utilizzo comunque delle asole per bloccare la telecamera. Adesso vi faccio vedere anche come si utilizza, ma aggiunge dei vantaggi. Si fa diventare un pochino più grossa l'action cam, ma ha dei vantaggi. Allora, innanzitutto un microfono ambientale bidirezionale. Può acquisire il suono da qua, anche da qua e anche da dietro, ma soprattutto ha delle porte che la GoPro non offre senza la media bay. Che porte sono? Allora, un jack da 3,5 mm per l'audio, ha anche un'uscita video. Scusatemi, un'uscita video, no, un'uscita video, sono due prese USB. L'USB è molto utile perché in questo caso potete collegare anche una power bank esterna per alimentare la GoPro. Ha anche la slitta per collegare i faretti eventualmente. Noi non la utilizziamo questa. Adesso vi faccio vedere come utilizziamo la GoPro. Allora, la GoPro noi la utilizziamo rispetto a altri sistemi di ripresa video. Per esempio, non so, delle fotocamere o non so, anche una reflex, perché ha dei vantaggi, anche degli svantaggi, ma anche dei vantaggi. Allora, un action cam che vantaggi ha? Sicuramente è stabilizzata elettronicamente dal punto di vista software, quindi non è necessario per quanto riguarda una GoPro utilizzare un gimbal. Molto spesso potete vedere anche altri nostri colleghi che utilizzano il gimbal, che altro non è che è una struttura robotizzata che tende ad ammortizzare e a motorizzare tutti i cambiamenti di direzione. La GoPro ha il vantaggio di non avere la necessità di utilizzare un gimbal perché ha un'ottima stabilizzazione software all'interno. E il gimbal diciamo, è ingombrante, delicato, difficile da utilizzare, pesante, e quindi noi volevamo anche una soluzione leggera. La GoPro è anche leggera ed è anche abbastanza resistente. Anche, non so, per esempio, in ambienti polverosi, utilizzare una fotocamera, magari con obiettivi intercambiabili, anche cambiare gli obiettivi in ambienti polverosi, sporchi o altro, non è proprio il massimo. Invece la GoPro è molto più, da questo punto di vista, resistente. Ha lo svantaggio chiaramente di non avere uno zoom, però per il nostro stile di ripresa lo troviamo non molto utile, insomma, per quello che dobbiamo fare. E ha un'ottima, diciamo, sensibilità alla luminosità. Insomma, noi siamo soddisfatti. La completiamo, non usiamo più. Nei primi video utilizzavamo il microfono della GoPro, non lo utilizziamo più, ma completiamo, colleghiamo alla GoPro, dopo vi faccio vedere come, quando allestiamo bene il dispositivo. Utilizziamo dei microfoni Lavalier esterni.
Adesso vi farò vedere come lo utilizziamo. Allora, come esportare la GoPro? Allora, noi abbiamo avuto questa idea. Allora, la GoPro ha sotto queste due asole, che permettono di collegare la GoPro a un supporto, no? Può essere un supporto per il casco, perché poi nasce come action cam, no? Da collegare alla moto per fare sport, sci e altro. Quindi è anche molto stabilito, appunto per questo ha una forte stabilizzazione molto, molto potente. L'abbiamo preso, cosa abbiamo preso? Abbiamo acquistato questo, vi faccio vedere. Questo è un selfie stick. Questo selfie stick ha un treppiede, vedete? E poi anche, lo utilizziamo raramente, anche, è proprio un selfie stick, quindi è telescopico, no? Si può aprire e allungare. Noi tendenzialmente non lo usiamo come selfie stick, salvo in casi particolari. Ma cosa abbiamo fatto? Allora, la parte base del treppiede si sgancia, si svita. Ok? E scopre. Allora, questo si può staccare, lo utilizziamo raramente. Solo se facciamo dei video in cui ci vogliamo riprendere tutti e due. E scopre, diciamo, foro da un quarto di pollice filettato fotografico. Abbiamo comprato questo che è un semplice supporto per flash. Vedete? Questo supporto per flash con le slitte, noi lo colleghiamo al posto del treppiede. Vedete? Si avvita molto semplicemente. Ok? E quindi noi abbiamo in questo modo abbiamo il selfie stick. E anche un supporto che noi utilizziamo per collegare dei faretti per illuminare. Allora, la GoPro si mette così. Attenzione che con la Media Bay è necessario utilizzare una vite particolare che è meno ingombrante di quella che ha la GoPro di serie. Si inseriscono le asole, si centra il buco passante, se ce la faccio. Ok, così si fissa la GoPro, vedete? La GoPro si fissa alla selfie stick, si regola poi l'inclinazione e abbiamo questa a disposizione questa slitta per andare a fissare i faretti, vedete? Si mette qua, si stringe la vite, ok? Ok, e così abbiamo un dispositivo. Poi vi faccio vedere anche la parte, diciamo, audio, però per quanto riguarda il video è pronto. Il faretto si può accendere, è dimmerabile, cioè si può aumentare o diminuire, scusate, aumentare o diminuire l'intensità e anche la temperatura di colore, quindi più caldo e più freddo. Noi tendenzialmente mettiamo tutto al massimo, sia la potenza della luce, adesso un po' scarico, sia la temperatura di colore. Questo faretto, perché abbiamo questo tipo di setup? Perché è molto comodo, è bilanciato. Cioè abbiamo il peso del faretto, che poi il peso del faretto lo fa soprattutto la batteria, poi parleremo anche delle batterie, ma in questo modo, vedete, ho un qualcosa di molto pratico da utilizzare. Non avendo il gimbal, questo è un altro vantaggio. Il gimbal è quel dispositivo che permette, quel dispositivo motorizzato, quel broccio motorizzato che permette di ruotare la telecamera. Ha lo svantaggio, anche oltre ad essere più pesante e delicato, insomma, da gestire, ha lo svantaggio che potrebbe perdere l'asse con la luce. Invece, in questo modo, noi abbiamo la ripresa. È solidale, tutto monolitico, quindi la ripresa del video è solidale con il fascio di luce del faretto, ok? E quindi questo noi lo troviamo molto molto pratico e ci abbiamo ragionato non poco per fare questo tipo di scelta. Allora, finiamo allora il discorso del faretto. Allora, il faretto ha, come vedete, delle batterie. Sono delle batterie NPF 550, come vedete, hanno da utilizzo fotografico e hanno l'innesto a baionetta. Le NPF 550
possono essere caricate tramite un apposito caricatore, vedete, molto semplice, ne carica due alla volta, quindi adesso questa qua lasciamo nel stretto, ne ho altre due, si mettono qua, si innestano, vedete, si innestano, molto semplicemente, e poi si possono comodamente ricaricare utilizzando un cavo USB, tipo questo. Quindi si collegano, è molto semplice, e questo lo faccio vedere con una power bank. Si accendono le luci quando sono verdi e carico. Questo caricatore qua con l'NPF 550 è abbastanza lento, quindi ci vogliono molte ore per ricaricare queste batterie. Esistono anche dell'NPF 750, 950 che differiscono per la capacità, cioè sono più spesse e più capienti in termini energetici. Noi abbiamo preferito non utilizzare batterie più grosse per un discorso di peso di ingombro, perché può essere scomodo, ma soprattutto pesano molto di più. Troviamo che sia un buon compromesso l'utilizzo di queste batterie. Noi abbiamo il nostro attuale setup, prevede l'utilizzo di due faretti e abbiamo quattro batterie che bene o male ci permettono di fare le esplorazioni che facciamo. Durano molte decine di minuti ogni batteria, e poi quando ci spostiamo magari da un luogo da esplorare a un altro, utilizziamo delle power bank come queste qua e le colleghiamo e possiamo anche ricaricare, o addirittura a volte ricarichiamo i dispositivi direttamente tenendole nello zaino, no? La GoPro può essere anche questa, dato che parliamo di batterie, completiamo il discorso. La GoPro può essere alimentata anche dall'esterno, a volte lo facciamo, ma abbiamo anche qua abbiamo un caricatore originale GoPro in questo caso con delle batterie, vedete, durano alcune decine di minuti, non dura tanto la carica della batteria, della GoPro, però questo qua ci permette anche questa di caricare comodamente le batterie. Anche quando siamo in giro, vedete? Io prendo, ho il caricatore, lo collego, dovrebbe illuminarsi, ecco qua. Quando sono arancioni sta caricando, quando diventano blu, mi sembra, sì, blu, sì, vuol dire che le batterie sono cariche. Quindi con questa docking possiamo caricare in movimento le batterie della GoPro. Al momento noi ne utilizziamo tre, una all'interno della GoPro e due di spare di ricambio. E poi le carichiamo anche. Diciamo che con le batterie, la possibilità di ricaricarle, la GoPro ha una micro SD da 128 GB e con 128 GB con la risoluzione che utilizziamo noi, perché non riprendiamo in 4K, perché riteniamo inutile, perché soprattutto perché sennò avremo dei file enormi e poi è inutile per YouTube, perché YouTube massimo va in HD, quindi noi andiamo in alta definizione e diciamo che in alta definizione riusciamo a registrare quasi 5 ore su 128 giga, che sono più che sufficienti, non siamo mai trovati in difficoltà da questo punto di vista. Questo appunto per quanto riguarda la GoPro, utilizziamo il crop completo, cioè facciamo il setting lineare per evitare la deformazione. Diciamo che sacrifichiamo un po' la larghezza del campo per avere comunque delle riprese che siano il più possibile lineari e non, diciamo, bombate da grand'angolo, no? Soprattutto io che ho un po' di panza, poi se no sembra ancora più grosso. E quindi questo per quanto riguarda appunto setup, appunto vi ho fatto vedere, quindi setup GoPro ne abbiamo parlato, batterie ne abbiamo parlato, caricatore, NPF 550, esistono anche comunque 750 e 950 che sono più grandi, più capienti, ma ve lo sconsigliamo. Quindi con quattro batterie, cosa manca? Manca l'audio, cioè non utilizziamo più, in alcuni video purtroppo i primi non hanno un audio di qualità. Abbiamo voluto migliorare la qualità audio in che modo? Utilizzando dei microfoni Lavalier.
perché l'audio della telecamera non è proprio il massimo, anche perché uno la tiene, parla, è vicino, l'altro magari si allontana, e per evitare questi problemi, avere un audio che abbia una qualità più accettabile, noi utilizziamo questi due microfoni portatili, vedete? Sono dei microfoni Levalier abbastanza economici che abbiamo comprato, ce ne sono di vari tipi, si può accendere, no? Si accende il microfono a delle frequenze, si mette con la frequenza, si attacca qua, questo è il ricevitore. Si attacca poi il cavo che ha anche un fermo filettato, c'è il microfono, si fa passare sotto, si fissa qua, no? E si può utilizzare. Poi il microfono ovviamente ha il ricevitore che è questo qua, ok? Che è questo qua. Si accende, poi adesso non inutile farlo, comunque sono tutti ricaricabili tramite USB. Comunque si accende il microfono e il ricevitore. E cosa si fa con il ricevitore? Si collega l'uscita con jack 3,5 stereo, ok? Noi lo facciamo così. Lo mettiamo qua con questa clip. Vedete? Clip. Lo posizioniamo in questa posizione e lo colleghiamo con il jack da 3,5 alla GoPro. Chiaramente bisogna settare la GoPro, adesso non scendiamo nei dettagli, comunque per accettare la linea in ingresso. E a questo punto qua viene escluso questo microfono qua, ma il ricevitore ci permette di poter lavorare con i due microfoni, no? Quindi abbiamo la stessa intensità, la stessa qualità del suono e devo dire che onestamente funzionano abbastanza bene. E anche i microfoni sono tutti ricaricabili, hanno quindi batteria integrata, molto comodo, viene dato in dotazione in questi microfoni il cavo doppio, vedete? Con questo cavo doppio, con un unico USB, si caricano contemporaneamente due microfoni e si caricano. E questo è comodo quando ci spostiamo, magari facciamo delle esplorazioni magari particolarmente lunghe, se dobbiamo andare a esplorare un altro posto in zona, che cosa facciamo? Li mettiamo magari a caricare mentre ci spostiamo da una parte all'altra e quella magari ricarica di un po' ci dà molta più autonomia. Sia questo ovviamente si ricarica anche indipendentemente il ricevitore, ok? Una cosa mi sono dimenticato di dire è relativo ai faretti. Allora, i faretti che abbiamo preso noi non sono più in produzione e purtroppo si sono rivelati un pochino delicati. Infatti qua questo si è scassato, si sta proprio spaccando completamente e anche questo sta, cioè non sono molto robusti, devo dire la verità, fanno una luce adeguata, trovo che siano adeguati, sono leggeri e tutto. Allora li abbiamo sostituiti, adesso li sostituiremo dai prossimi video, ne abbiamo presi di nuovi, sono nuovi, sono della stessa marca, sempre cinesi, hanno diciamo il dimmer laterale diverso, cioè le due cose per la temperatura di colore e l'intensità un po' differenti, stesso attacco batteria, baionetta. E adesso qua c'è un coso di protezione ancora che poi devo ancora staccare. Sono molto leggeri, sono anche un pochino più compatti, come potete vedere. Un pochino più compatti, meno spesso, più moderni, diciamo. E comunque sono molto potenti, sono una potenza assolutamente analoga a questi altri. E hanno il fermo separato. Confido che siano più resistenti, almeno lo spero. Perché quelli si sono guastati. Quindi questo per quanto riguarda la parte video, ok? La parte video. Per quanto riguarda il discorso della fotografia, se voi vedete i nostri video, nei primi video io vado in giro con una reflex, una macchina reflex, una fotocamera reflex digitale, una Nikon N90 che ha già un po' di anni e abbiamo deciso di invece cambiare, quindi da un po' di video a questa parte non utilizziamo più la reflex, ma utilizziamo lo smartphone per fare le foto. Perché utilizziamo lo smartphone? Perché riteniamo che sia, avendo dei camera phone non particolarmente eccelsi come non top di gamma, sono dei medio gamma,
Però permettono di fare delle buone foto, anche delle buone riprese per quanto riguarda gli short, perché gli short in verticale li facciamo sempre col telefono, non con la GoPro. E poi soprattutto hanno una gamma di obiettivi anche di grand'angolo, eccetera, che chiaramente non hanno la qualità di un grand'angolo di una reflex, d'accordo, però c'è da dire che adesso con i nuovi software dei telefoni, eccetera, garantiscono una buona qualità. Quindi utilizziamo il telefono. Per rendere più comodo l'utilizzo del telefono, abbiamo acquistato questo prodotto, come vedete. È una base, è un'impugnatura, ok? È un'impugnatura che ha anche, noi non lo utilizziamo perché ha anche un supporto, un treppiede, che è molto utile perché permette di prendere il telefono, che si vuole utilizzare per fare le foto, si aggancia, vedete, così, in questo modo, ok? Ha anche una possibilità di collegare un tasto con una batteria Bluetooth, cioè scusatemi, un tasto che si collega a Bluetooth al telefono e anche una batteria a bottone, in questo momento è scarica, la devo cambiare. Comunque collegato al telefono ci permette di tenerlo innanzitutto comodamente in mano, perché si tiene in maniera comoda, no? Molto comodo, e si può utilizzare il tasto senza ogni volta andare a operare direttamente sul telefono, quindi cliccando fa la foto. Io lo ritengo comodo, molto economico, molto leggero, tutto in plastica, però io lo trovo comodo. Infatti generalmente noi ci dividiamo l'attività in Gaetano, che in questo momento sta filmando, e dietro ci sono, ci sono. C'è, esatto. Sta filmando dietro lo smartphone, stiamo prendendo con lo smartphone e io faccio le foto e parlo più che altro. Come vi dicevamo, noi abbiamo scelto la GoPro perché la GoPro offre un buon compromesso in termini di praticità rispetto a delle fotocamere più professionali, magari che hanno zoom, che però magari richiedono il gimbal, diventa poi impegnativo, no, da gestire secondo noi la telecamera. Quindi ci abbiamo riflettuto e abbiamo pensato che l'action cam con questo tipo di setup sia un buon compromesso. Chiaramente rinunciamo allo zoom, abbiamo un campo di ripresa abbastanza stretto, soprattutto il crop per la stabilizzazione, perché più noi spingiamo molto la stabilizzazione proprio per avere delle immagini molto stabili e per evitare l'utilizzo del gimbal. Chiaramente più stabilizzi le immagini, più tende a stringere il campo, ok? E più vogliamo fare delle riprese lineari, quindi abbiamo un campo un pochino stretto. Questo, diciamo, è un pochino il limite della GoPro. Per quanto riguarda la qualità, la sensibilità alla luce, eccetera, noi siamo molto soddisfatti. Quindi questo è il nostro corredo attuale, elettronico. In futuro non escludiamo la possibilità di sostituire la GoPro con un camera phone. Attualmente riteniamo che i camera phone attuali, a parte i top di gamma, tipo iPhone, o comunque anche gli Android top di gamma, non offrano una qualità di stabilizzazione che al momento è pari a una GoPro, ma non escludiamo in futuro di sostituire la GoPro eventualmente con un camera phone che abbia una qualità e una stabilizzazione che sia paragonabile a una GoPro. Oggi siamo nel 2024, magari tra qualche anno, 2 o 3 anni, ci saranno. Allora, insieme a questo abbiamo messo anche i guanti. Non è roba elettronica, ma noi suggeriamo, se fate Urbex, di utilizzare dei guanti. Questi qui sono dei guanti da lavoro molto aderenti, sono molto aderenti, lasciano comunque la sensibilità necessaria per utilizzare le apparecchiature, quindi funziona anche il touch, ok? Noi lo utilizziamo perché, per una questione soprattutto igienica, perché spesso andiamo in case abbandonate, ville abbandonate o altro, dove ci sono ratti, insomma, non ci piace, noi tocchiamo le cose con le mani nude, non è proprio il massimo dal punto di vista igienico, quindi lo facciamo soprattutto per quello, e anche poi eventualmente se dobbiamo spostarci o altro, cioè i guanti comunque ti danno una protezione, non sai mai dove metti le mani, magari sono oggetti taglienti o altro, i guanti sicuramente danno una protezione. A proposito di protezione, aggiungo io, che magari può venire in mente, è il fatto che abbiamo anche gli stivali. Se sì, vuoi sì. Quello. Sì, usiamo anche gli stivali perché è sempre fangoso, sempre sporco.
Sì, nei video sì, si vede, come anche un abbigliamento, una divisa abbiamo anche, abbigliamento che utilizziamo appunto per fare Ubex. Allora ragazzi, questo è... ci tenevamo a fare questo video, ce l'avete anche richiesto, è anche ci ha fatto anche piacere insomma condividere con voi. Sicuramente miglioreremo l'attrezzatura col tempo, vi mettiamo i link ai dispositivi sotto nel video, nella descrizione del video. Se alcuni dispositivi sono obsoleti perché non sono più disponibili, vi mettiamo qualcosa di alternativo che consideriamo equivalente. Vi chiediamo per favore di utilizzare i link che ci sono qua sotto perché sono sponsorizzati. Abbiamo un programma di affiliazione con Amazon, quindi se voi acquistate da quei link senza nessun aggravio per voi, il costo è assolutamente uguale per chi acquista, però ci danno una piccola percentuale. Amazon ci darebbe una piccola percentuale che noi possiamo utilizzare per migliorare la nostra attrezzatura. Sì. Se avete domande, se non siamo stati abbastanza esaustivi su qualcosa, chiedetecelo giù nei commenti, i commenti sono aperti, anche se avete dei suggerimenti, noi siamo ben disposti anche a valutare suggerimenti. Questo è quanto, ragazzi, ci vediamo la prossima volta con un altro video che contiamo sia di Urbex. Quindi un'altra esplorazione. Ragazzi, a presto. Ciao. Ciao ciao.